Allora, la storica scuola di Scordia, il liceo scientifico, triplica se vogliamo, no? Perché dal liceo scientifico tradizionale a istituto, fra virgolette, psicopedagogico, adesso diventa anche liceo linguistico ed è una grande conquista per una scuola che, a differenza delle altre che vedono accorpamenti vari, rimane semplicemente una scuola modello, una scuola d'obbligo, fra virgolette, che rimane punto di riferimento per il territorio. Questo sicuramente sì, è una bella domanda che ci ha fatto. Il liceo quest'anno ha avuto una grossissima novità, si è triplicato come ben ha detto lei ed è diventato anche linguistico, si arricchisce quindi l'offerta formativa. Noi avevamo già un bilinguismo che con la nuova riforma era stato tagliato via come il vecchio PNI. Ora con questa parte che ci è stata finalmente quest'anno riconosciuta, perché già da 2 anni avevamo l'ok da parte della provincia e della regione, il ministero ha dato l'ok a questa nostra nuova ordinamento che è il linguistico, si arricchisce di questa, è importante perché nella zona noi non ne avevamo, i nostri ragazzi erano costretti ad andare o a Catania o a Caltagirone e noi sappiamo che diversi ragazzi di Palagonia, di Scordia, di Militello amano il linguistico, le lingue sono il futuro, come anche la parte informatica dove siamo in questo laboratorio che è proprio dell'ECDL, poi ne parleremo magari. Ed è una fase fondamentale, ci saranno 3 lingue, avremo il lettore delle lingue, quindi quest'anno stiamo facendo, già abbiamo dei ragazzi che si sono iscritti. Il nostro liceo, come ha detto lei, fra i diversi licei della zona è quello che non ha subito nessun accorpamento, non è stato né fuso né aggregato, siamo soli perché abbiamo i numeri per poter stare tranquillamente da soli e per poter continuare a offrire con le nostre, diciamo, attrezzature una offerta formativa valida e presente nel nostro territorio per poter formare bene i nostri ragazzi. I nostri ragazzi, noi abbiamo ragazzi che sono usciti fuori da qui che hanno ottenuto grossi successi in giro per il mondo, voglio dire, nella musica, nelle arti, nella parte della letteratura. Non è una cosa di ogni giorno, voglio dire, uscire fuori da una scuola e dobbiamo crescere, stiamo crescendo noi in questa situazione in maniera netta e proficua. Ecco, cosa significherà dal punto di vista organizzativo avere questo corso con 3 lingue che poi bisognerà scegliere anche, no? Tra le 4 lingue fra virgolette tradizionali che sono l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco. Noi abbiamo fatto anche un sondaggio per capire un po' come sono orientati gli studenti, i genitori e mi sembra che l'orientamento è quello di mantenere le 3 lingue classiche che sono, no, l'inglese al primo posto, al secondo il francese e poi anche lo spagnolo o il tedesco. Ecco, questo che cosa comporterà dal punto di vista dell'insegnamento? Questo comporterà sicuramente un allargamento delle vedute dei nostri ragazzi. Quale delle 3 lingue? Il collegio docente si esprimerà, ma noi stiamo sentendo anche i ragazzi. Abbiamo una forte richiesta, ad esempio, dello spagnolo, perché lo spagnolo, ricordiamoci, che è la lingua più parlata nel mondo. Accanto all'inglese, che è la lingua ormai ufficiale ed obbligatoria, ma c'è anche il francese e il tedesco. Vediamo se riusciamo a optare addirittura per avere 2 possibilità, cioè noi non è detto che dobbiamo avere semplicemente le 3 lingue in una sezione, potremmo scegliere 3 lingue per una sezione e 3 altre lingue per un'altra sezione, in maniera tale da ampliare l'offerta formativa, quindi avere magari una sezione con inglese, francese e spagnolo, in un'altra in cui spagnolo, tedesco e inglese. Questo vedremo in funzione delle richieste che faranno i nostri ragazzi. È ovvio che noi speriamo di ampliare al massimo questa offerta per poter fornire un'offerta formativa veramente valida ai nostri ragazzi, alla nostra utenza che sono i comuni di Palagonia, Ramacca, Castel di Udica, Militello, Scordia, che sono quelli che stanno rispondendo e che da sempre tradizionalmente vengono qui. Noi ci vantiamo, voglio dire, in senso positivo di avere ragazzi che vengono da Palagonia, da Ramacca, nonostante lì ci siano degli istituti superiori similari al nostro, ma che preferiscono qua per l'offerta formativa che noi riusciamo a dare. Professor Gabbera, ultima domanda, bilancio di questo Open Day riservato soprattutto ai ragazzini delle terze medie? Direi che è sicuramente positivo, stiamo avendo un riscontro veramente molto grande, grazie alla lungimiranza del nostro preside, del presidente Arlandi e dei collaboratori che lo attorniano nell'orientamento, dalla professoressa Eremita, alla professoressa Zagami, alla professoressa Bonaccorso, eccetera, che hanno, professore Asti, che hanno coadiuvato e fatto sì che oggi noi abbiamo, come lei può bene osservare, abbiamo un'aula magna piena e diversi gruppi di genitori e ragazzi che stanno girando a vedere i nostri 3 laboratori di informatica, 2 laboratori linguistici, 2 laboratori di disegno, 2 laboratori di fisica, il laboratorio di scienza, quindi a vedere le classi dove per la prima volta possiamo dire con tranquillità tutte le classi l'anno prossimo avranno la LIM e il computer in classe. Stiamo partendo, voglio dire, in maniera forte, faremo il registro elettronico, già ne abbiamo uno in sperimentazione, voglio dire, quindi tutta una serie di cose
che ci permettono di dare un'offerta formativa veramente valida ai nostri ragazzi. Quindi liceo scientifico di Scordia profondamente radicato in Europa? Sicuramente sì, con gli scambi culturali. In questo momento noi abbiamo i nostri ragazzi che sono in Spagna, ad Aguilar, per uno scambio culturale. Ne abbiamo avuto 2 settimane fa dei ragazzi che sono andati in Francia. Una osmosi con l'Europa che ci permette di ricevere i ragazzi e di andare a far vedere il mondo nelle loro sfaccettature. Noi non scordiamoci che lo scorso anno abbiamo un ragazzo nostro che è stato preso ad Oxford, un altro che è andato a Cambridge, abbiamo ragazzi che sono alla Bocconi, ragazzi insomma che partono da Scordia e vanno nel mondo e ottengono risultati positivi. Professore Gambera, una nota di colore. Io che le sto facendo le domande e ci stiamo dando rigorosamente del lei per ragioni ovviamente professionali e lei insegnante, eravamo allo stesso banco seduti assieme, ai nostri tempi non c'erano gli scambi culturali, non c'era Oxford, non c'era nulla, il mondo è cambiato. Il mondo è totalmente cambiato, Lorenzo. E meno male. E a questo punto passo dal lei rigoroso, come dice lei, al tu. Bene. L'affetto che ci lega è quello e ci sarebbe tanto, tanto piaciuto avere noi queste opportunità, non solo di scambi, di informatica, come dicevo qua possiamo prendere, i ragazzi possono prendere il patentino europeo e lo possono fare con corsi finalizzati a loro e la skill card è totalmente, skill card esame totalmente gratuito per chi partecipa ai corsi PON offerti dalla comunità europea.